Buonasera e ben ritrovati a Focus Sanità. Come ben sapete, insomma, questo format ha l'obiettivo di informare su alcune delle problematiche relative non soltanto al coronavirus, ma anche in relazione a quelle che sono altre dinamiche sanitarie. Nello specifico, proprio in quest'ultimo periodo, tra le diverse patologie che, insomma, sono intercorse nella problematica pandemica, sicuramente il coronavirus ha impegnato le diverse pagine di giornali, telegiornali, nonché riviste. Questa sera però la nostra riflessione è su alcune fragilità, le quali sostanzialmente non sono state oggetto di analisi e approfondimenti. Nello specifico, queste riflessioni sono funzionali a diversi soggetti appartenenti a diverse categorie sociali, di conseguenza anziani, studenti, lavoratori, soggetti che ovviamente possono essere assillati da problematiche comuni oltre che da necessità particolari, che vengono definite come peculiari per ogni categoria. Poco infatti si è sentito parlare di una delle categorie che viene identificata come categoria fragile, vale a dire quella delle persone affette da malattie rare. Nello specifico, queste persone, così come le loro famiglie, si trovano proprio in questo periodo ad affrontare problematiche derivanti anche dall'isolamento sociale, oltre che problemi legati principalmente anche all'impossibilità di curarsi. L'obiettivo è sostanzialmente interrogarsi su questa problematica e cercare di risolvere insieme ad esperti del settore il problema appunto della chiusura di studi professionali e ambulatori, nonché ospedali, dedicati appunto alle loro patologie. Questa sera il nostro ospite è il dottor Limongelli, il cui focus di studio e di sbocco professionale è sicuramente legato al trattamento delle cardiomiopatie, ovvero di malattie genetiche rare del cuore che interessano diverse parti della popolazione. Innanzitutto do il buonasera al dottor Limongelli. Buonasera, salve. Egli Grazie a voi innanzitutto di questo invito, è veramente un piacere essere con voi. Ben ritrovato, dottore. Nello specifico, lei è il coordinatore del Centro regionale Malattie Rare in Campania. Cosa può dirci al riguardo e nello specifico può illustrarci le difficoltà incontrate agli esordi? Sì, dal 2018 il centro di coordinamento malattie rare e all'azienda dei Colli. Il coordinatore, lo ricordiamo, è stato il professore Ander, è stato un po' il padre delle malattie rare in Regione Campania. Quindi per me è stata un'eredità pesante e devo dire all'inizio ci è voluto molto coraggio per accettare questa sfida, anche perché abbiamo iniziato in maniera, come dire, con una serie di volontari, quindi quello che c'è stato all'inizio è stato l'entusiasmo reale di cercare di qualche modo dare una mano a tanti pazienti, associazioni, medici che ci contattano quotidianamente per una serie di problematiche legate alle malattie rare. Oggi esiste una realtà, l'azienda dei Colli, che prevede un helpline. Un help desk, quindi collegato al registro malattie rare, una parte farmaceutica e una parte sociale. Quindi abbiamo una serie di competenze importanti per rispondere alle problematiche. Dottore, a tal riguardo, è possibile quantificare, secondo lei, le malattie rare in Campania? Assolutamente, questa è veramente una bella domanda. Perché? Perché in realtà noi abbiamo i dati del registro regionale malattie rare, che ci dicono che sono presenti più di 20.000 pazienti, quasi 25.000 pazienti registrati come malati rari. Così come nel registro nazionale di cui noi siamo tributari, quello dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sono circa 800.000 pazienti, ma questi sono solo una parte di malati, quelli che noi possiamo certificare e registrare. Esistono tutto un gruppo di malati, chiamiamoli invisibili, e sono veramente tanti, e che comunque ogni giorno hanno bisogno di una serie di indirizzi
e di percorsi che possono essere talora anche molto complessi quando parliamo di malattie ultra rare. Se pensiamo che la malattia rara rappresenta lo 0,0, ogni malattia rara viene definita come una malattia che rappresenta lo 0,05% della popolazione, ma lo moltiplichiamo per il numero di malattie rare che oggi sappiamo essere 7-8 mila, ebbene otteniamo dei numeri molto più grandi di quelli che sono registrati. Circa 2 milioni si stima dai dati Orphanet Italia, appunto nel nostro paese, e circa 35 milioni in Europa. Quindi parliamo di un gruppo di malattie veramente rilevanti e soprattutto con un'alta complessità e fragilità. Nello specifico, potrebbe dare una definizione di malattia rara? Sì, dal punto di vista epidemiologico è quello che abbiamo detto, ovvero una malattia si presenta in un individuo su circa 2000. Ma di che cosa parliamo? Parliamo di malattie soprattutto pediatriche, in circa 2/3 dei casi, genetiche in una grossa percentuale di casi, ma non solo. Le forme pediatriche sono soprattutto appunto malattie genetiche o malformazioni congenite. Oggi sappiamo quanto, grazie anche alle nuove terapie, questi bambini crescono e transitano verso l'età adulta. E quindi ci confrontiamo anche con le malattie dell'adulto che transitano in età adulta o che compaiono appunto nell'adulto. E abbiamo patologie neurologiche, neuromuscolari, patologie cardiologiche, immunologiche, endocrinologiche, quindi tutti gli organi possono in qualche modo essere interessati. E quello che è veramente importante è il sospetto di malattie rare. Non è facile costruire un algoritmo, ma ci sono forse delle bandierine rosse, le cosiddette red flags o campanelli di allarme. Quindi, quando abbiamo quei segni in famiglia che ci possono far attirare l'attenzione in un paziente che abbia una compromissione di uno o più organi, o laddove ci sia un'alterazione o sviluppo neuropsicomotorio e non riusciamo a trovare una quadra, diciamo così, cominciamo a pensare che ci possa essere una malattia rara. Rispetto al periodo appena trascorso e che ovviamente stiamo ancora vivendo, cosa può dirci degli aspetti più complessi dell'emergenza Covid rispetto appunto a queste fragilità? Guardi, il Covid, lo diciamo sempre, è stato come uno tsunami che in qualche modo da cui abbiamo cercato di come dire, ripararci, ma in qualche modo il Covid ha spostato quella che è la coperta del sistema sanitario verso i malati affetti da infezione da SARS-CoV-2, lasciando, tra virgolette, scoperti una serie di altri malati. E quando parliamo di malati complessi e fragili, si può capire come tutto questo può avere un impatto. Se guardiamo ad esempio le malattie cardiovascolari, sappiamo che la mortalità per infarto è raddoppiata. Se guardiamo alle malattie rare, l'infarto sicuramente non è una malattia rara, nel mondo delle malattie rare abbiamo avuto un numero di problematiche rilevanti, e questo ce lo dice una indagine recente dell'Istituto Superiore di Sanità con la Federazione Nazionale Uniamo. Circa il 50% dei malati ha rinunciato all'assistenza o ad esami programmati per paura del contagio. Una grossa percentuale, circa il 40%, ha avuto problemi nell'assistenza sanitaria e circa il 30% nella presa in carico sociosanitaria. Quindi possiamo capire come tutto questo ha avuto sicuramente un impatto importante nella vita già complessa di questi malati. Per quanto riguarda invece i trattamenti, reputa che ci sia stato un continuum nella somministrazione appunto di questi trattamenti e soprattutto vi sono state delle variazioni? Sì, anche questa è una domanda assolutamente importante. È chiaro che, come possiamo immaginare, il Covid ha creato una specie, soprattutto nelle fasi iniziali di lockdown, una specie di barriera
tra il sistema sanitario e questi malati, perché gli ambulatori purtroppo sono stati chiusi per un periodo di tempo. Molti reparti sono stati dedicati al Covid. E immaginiamo che laddove ci siano terapie ospedaliere, tutto questo è stato reso veramente molto difficile. Come abbiamo ovviato a tutto questo? Abbiamo ovviato a tutto questo cercando di identificare quei malati un po' più fragili che richiedevano delle terapie specifiche, soprattutto terapie infusive, endovenose, per quei malati, grazie anche alla possibilità che ci ha dato l'AIFA di fare queste terapie a casa. Quindi il motto è stato raggiungere il nostro paziente e l'abbiamo raggiunto anche grazie alla delibera AIFA con delle terapie che è stato possibile fare a casa, la cosiddetta home therapy. Tutto questo attraverso sistemi di assistenza domiciliare o anche collaborazione pubblico-privato con una serie di aziende che hanno offerto il loro contributo. Ha menzionato l'home therapy. Al tal riguardo, cosa mi può dire? È stato facile seguire i pazienti anche con questa nuova dinamica? Guardi, abbiamo cercato in qualche modo come centro di coordinamento, di fatto noi siamo un po' una costola della Direzione Generale Tutela della Salute, quindi della Regione. Di mettere insieme, di fare un'indagine su quelle che emergevano come le maggiori criticità. E quindi abbiamo fatto delle riunioni target con ematologi. Puoi immaginare che esistono alcuni pazienti che hanno necessità di trasfusioni periodiche, con immunologi, le malattie associate a immunodepressione. Erano sicuramente tra le più fragili, con esperti di malattie metaboliche. Esistono una serie di patologie metaboliche o d'accumulo in cui regolarmente è necessario infondere l'enzima, quindi quella proteina che manca, per permettere all'organismo del paziente di vivere e soprattutto agli organi di funzionare meglio. Puoi immaginare come tutto questo ha necessitato come dire, una organizzazione andando a identificare quelli che erano i pazienti più complessi da raggiungere e abbiamo cercato in ogni caso di creare un percorso personalizzato. Devo dire che c'è stato un grosso, grosso, grosso aiuto e un grosso lavoro da parte dei medici campani. Dunque, l'home therapy è stata accettata ben volentieri dai pazienti o vi sono stati dei rifiuti? È stata accettata anche dai pazienti perché molti pazienti avevano paura di raggiungere gli ospedali, quindi fare la terapia in ospedale. In alcuni casi è stato l'opposto, c'era qualcuno che si sentiva più confidente, ma tutto questo era legato essenzialmente alla complessità della patologia e in questi casi si è cercato di farlo nelle migliori condizioni di sicurezza. Si è sentito appoggiato dal governo in questo senso? Allora, sicuramente la risposta non è semplice, però io dico nessuno di noi era preparato a questa aggressione, a questo tsunami. Io credo che tra mille difficoltà il governo ha dovuto fare delle scelte. Io credo che ci sono state delle scelte. Soprattutto come il prolungamento di piani terapeutici da parte dell'AIFA e la possibilità di fare l'home delivery e l'home therapy, quindi di raggiungere il paziente con la terapia, che sono state scelte molto importanti, perché hanno permesso in qualche modo di facilitare la vita del paziente in un momento in cui il sistema sanitario non poteva rispondere nella maniera in cui era adeguato rispondere, perché immaginiamo che laddove ci siano cronicità o rarità già complesse e fragili, già in condizioni normali la risposta deve essere adeguata e molto attenta.
In fase di lockdown puoi immaginare che questo era impossibile. Quindi questo ci ha facilitato molto. L'altra cosa che credo sia stata importante sono state le norme sulla tutela del lavoratore, quindi lavoratori fragili come gli oncologici, gli immunodepressi o in generale tutte le forme di disabilità hanno avuto un'attenzione particolare. Certo, si può sempre fare di più, però credo che sicuramente siamo riusciti a creare dei paracadute adeguati per i nostri pazienti e in alcuni casi anche per i lavoratori. In relazione ai temi, dell'accesso alle cure e alla riabilitazione, cosa può dirci? Allora, l'accesso alle cure è stato uno dei punti più complessi perché, come dicevamo, purtroppo nella fase clou quello che andava gestito era l'emergenza e quindi la maggior parte dei reparti hanno, come dire, è stata necessità dedicarli al Covid. E gli stessi ambulatori, tranne in situazioni particolarmente di urgenza, non potevano avere i flussi, che avevano in condizioni normali. Quindi, con, la direzione generale abbiamo, immaginato di, attraverso una circolare, chiamata emergenza nell'emergenza, perché spesso le malattie già di per sé sono un'emergenza, abbiamo, in qualche modo identificato il centro di coordinamento come il core per la raccolta di una serie di problematiche. E tutto questo identificando un numero verde per il centro di coordinamento, un numero dedicato ai pazienti immunodepressi, una serie di, ecco, di riunioni con specialisti per identificare una serie di problematiche. E in qualche modo noi abbiamo, attraverso anche sistemi rudimentali di televisita e teleconsulto, e identificando dei codici di priorità, abbiamo cercato di gestire tutte le problematiche, cercando di identificare un percorso, personalizzato per ogni paziente. C'erano pazienti che non avevano più disponibilità del loro medico o del loro ospedale, in qualche modo abbiamo cercato di identificargli un percorso. Ci siamo riusciti, lo spero. Sicuramente ci stiamo ancora lavorando perché non dimentichiamoci che siamo forse all'inizio di una terza ondata, o forse del secondo picco di una seconda ondata. Quindi io credo che l'attenzione va comunque ancora tenuta alta finché i livelli vaccinali non arriveranno ad una soglia, come dire, di maggiore sicurezza. Ricollegandomi alla precedente domanda, dunque quella relativa all'appoggio effettivo del governo e in particolar modo delle istituzioni campane, crede che la Campania sia riuscita a garantire questi percorsi nell'anno appena trascorso? Allora, io credo che nella maggior parte dei casi siamo riusciti a identificare delle macro problematiche e in qualche modo a creare degli indirizzi ben precisi. Ricordiamoci però che esistono le macro problematiche e poi esiste il paziente. Il paziente può avere delle problematiche molto specifiche e personalizzate e talora ci sono problematiche. Noi abbiamo un file, un nostro database in cui identifichiamo le problematiche sicuramente a seconda delle priorità, ma anche con dei codici che ci dicono questa problematica è ancora aperta, è in via di risoluzione. O è completamente risolta. Esistono in alcuni casi delle problematiche che necessitano di tanto tempo per la risoluzione. Quindi, da una parte, immaginiamo che grossi indirizzi riusciamo a darli,
ma poi esiste il singolo paziente e sul singolo paziente va lavorato finché la problematica non viene risolta. Passiamo ora invece ad un'altra problematica, quella relativa appunto al Covid-19 e alle cardiomiopatie. Quali sono le implicazioni per i pazienti e soprattutto per la questione vaccini, sempre in relazione al Covid? Vi sono stati dei cambiamenti o meno? Sì, le cardiomiopatie sono un gruppo di patologie, malattie del muscolo cardiaco, per lo più genetiche, quindi ereditarie, sono patologie che ricorrono in famiglia. E purtroppo in alcuni casi possono essere complicate da alterazione del ritmo del cuore, aritmie, o progressivamente il cuore di un paziente con cardiomiopatia può cominciare a perdere forza. Che sia quello che viene definito lo scompenso cardiaco. È chiaro che questi sono pazienti molto delicati in caso di infezione da SARS-CoV-2 per più di un motivo, perché chiaramente se è un cuore che ha meno forza, è un cuore che più difficilmente riesce, laddove ci sia una complicanza anche polmonare, a sopperire a quelle che sono le difficoltà del circo. Dall'altra parte ricordiamo che il rischio aritmico e quindi di alterazione del ritmo cardiaco può aumentare in caso di febbre o di infezione, ma soprattutto alcune terapie che si utilizzano per il Covid possono alterare quelli che sono che la normale conduzione elettrica. Quindi sono pazienti un po' più delicati. E sono pazienti che probabilmente, insieme a tanti altri, avranno una priorità in questa seconda fase vaccinale. Al momento il tavolo interregionale malattie rare sta lavorando su un documento che identifica una serie di pazienti con malattie genetiche e rare che possono in qualche modo necessitare, in termini di priorità, quindi un po' più fragili, la copertura vaccinale. Io credo che a breve, nel giro di 2 settimane, dovremmo avere anche un'idea più chiara su questi pazienti. Crede che il Covid abbia accentuato per certi versi le disparità e i ritardi dal punto di vista regionale? Beh, questa è una domanda che può avere, credo, molteplici risposte. Allora, ricordiamo sicuramente che il nostro sistema sanitario è un sistema a direzione regionale e guida nazionale per il titolo quinto. Sicuramente le regioni hanno come dire, una propria autonomia dal punto di vista sanitario e una propria direzione. E i sistemi sanitari possono essere anche molto diversi. Devo dire che la prima fase del Covid ci aveva fatto credere, sicuramente aveva dimostrato che c'erano regioni che noi immaginavamo molto forti dal punto di vista sanitario, come la Lombardia, che soffrivano e hanno sofferto tanto, e altri, tra cui metto anche la Campania, che sembravano aver superato in maniera egregia questa fase, così come il Veneto. E questo perché? Perché si pensava che la capacità territoriale, soprattutto quella veneta, aveva attutito il colpo del Covid. Io credo che il Covid nel tempo ha appiattito queste nostre convinzioni, ma io non credo che sia solo a livello regionale, io credo che sia a livello nazionale, a livello internazionale. Perché? Perché il nostro sistema sanitario, ma come i sistemi sanitari di paesi affini al nostro, hanno delle regole ben precise e soprattutto in qualche modo puntano molto a quelle che sono le eccellenze in quelli che sono gli ospedali di terzo livello. Il Covid ci ha insegnato un po' di cose, credo, e se le impariamo può essere un'opportunità. Il sistema territoriale è fondamentale e quindi bisogna puntare sull'eccellenza anche del sistema territoriale. E l'altra cosa che ci ha insegnato è laddove è possibile facciamo viaggiare l'informazione con sistemi anche di televisite e di
teleconsulto, che non sono sostitutivi, ma che devono imparare la nostra capacità diagnostica, e facciamo viaggiare anche laddove è possibile le terapie, raggiungendo il paziente. Questo credo che è un messaggio che, se lo porteremo anche in epoca post-Covid, ci potrà aiutare molto. In relazione a clinical and molecular aspects of cardiomyopathies on the road from gene to therapy, an issue of heart failure clinics, di cui ovviamente è autore, quali sono gli aspetti su cui si è focalizzato e nello specifico quali sono gli obiettivi perseguiti? Sì, questa è una monografia che abbiamo messo insieme con il gruppo di Londra e con altri autori nazionali e internazionali, che è dedicato al mondo delle malattie genetiche rare del cuore, in particolare le cardiomiopatie, ma soprattutto mette insieme quelle che sono le nuove conoscenze dal punto di vista molecolare, degli aspetti molecolari e cellulari di queste patologie, oltre che gli aspetti clinici. Io credo che il messaggio, qual è? Questo nel mondo delle cardiomiopatie, delle malattie genetiche del cuore, ma in generale, nel mondo delle malattie genetiche rare. Viviamo un'epoca, in cui rapidamente, ci stiamo spostando da quello che è stata la medicina dell'esperienza, quella dei nostri padri, alla medicina che viviamo oggi, che è quella delle evidenze, delle linee guida, a quella che sarà, che già comincia ad essere, la medicina di precisione o medicina personalizzata, in cui noi trasliamo quelle che sono le competenze di laboratorio, le nostre conoscenze di tecniche di base, e le portiamo al letto del paziente, potenzialmente andando a portare delle terapie innovative al letto del paziente. Io credo che questo è un pochettino il trade union, ovvero competenze di scienza di base con competenze cliniche, per migliorare quello che è l'approccio alla presa in carico e alla cura del nostro paziente. Un'ultima domanda relativa invece ad un consiglio che potrebbe dare ai nostri telespettatori e nello specifico in relazione all'inadeguatezza causata dal Covid, cosa crede? Ma il consiglio è quello che spesso do in questo periodo, soprattutto quando ci contattano. Innanzitutto contattateci. In questo momento la grossa difficoltà che già vive di per sé un malato raro è l'isolamento, il senso di talora di inadeguatezza o, come dire, la mancanza di visione per il futuro. Questo è accentuato ancora di più nel periodo del Covid, tant'è che noi abbiamo lanciato anche un percorso che si chiama Mai più soli. Questo è dedicato a tutti i pazienti che in qualche modo stanno vivendo le difficoltà, e non solo ai pazienti, anche agli sanitari, alle associazioni, ed è un percorso che facciamo insieme. Ebbene, quello che io dico, la speranza deve essere sempre parte della nostra vita e soprattutto del nostro rapporto, direi, tra l'individuo e la malattia. E laddove c'è una difficoltà, il centro di coordinamento per i malati c'è un numero verde, contattateci, perché noi ci siamo, e laddove è possibile cerchiamo di darvi un percorso. Dottore, la ringrazio per aver risposto ad ogni mio quesito e soprattutto di aver Emilia. aiutato sostanzialmente a diffondere informazioni relative alle malattie rare che sono state purtroppo in questo periodo, come menzionato in partenza, piuttosto dimenticate. Io vi ringrazio per averci seguito e spero insomma che le risposte del dottor Limongelli possano aiutare e contribuire insomma a rispondere a dinamiche completamente distinte da quelle del coronavirus. Vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di serata. Arrivederci.